Pensavamo tutti che Hood fosse uno di quei giochi alla Ant Showdown o alla Godfall in cui, una volta uscito, gli sviluppatori lo abbandonano. E invece, per il momento, sembra tutto l'opposto. Bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Oggi si parla di Hood, Outlaws and Legends e si parla della patch 1.3 e soprattutto di quello che arriverà a metà giugno. Quindi iscrivetevi al canale se per caso seguite questo titolo o comunque iscrivetevi perché il vostro supporto è gratuito, ma a me fidatevi che fa una differenza enorme. In moltissimi guardano i miei video e non sono iscritti al canale, quindi dai, ce la potete fare a cliccare il tasto iscriviti, non butto fuori così tanti video da rompervi le scatole. Parliamo velocemente della patch 1.3 che è stata pubblicata questo lunedì, quindi il 24. È una patch molto molto piccola perché in pratica è solo ed esclusivamente un update delle e dei fix di quello che è il gioco attuale, quindi niente di particolare. C'è stato un piccolo cambiamento per quanto riguarda Marianne e per il resto sono solo dei fix che dovevano essere fatti perché c'erano parecchi problemi per quanto riguardano drop FPS, schermi neri. Diciamo che c'è stato un po' di c'erano un pochino di problemi non gravissimi che causavano qualche malcontento, ma niente di che. Come possiamo vedere dalla patch note, è molto molto corta, non è stato fatto veramente nulla. È stato ovviamente sistemato un drop di FPS quando si apriva la mappa. Ieri ne ho avuto la prova. Io ho una 2080 e ieri di solito vado a 62 fps perché questo gioco sono attualmente lockati. Si sta aspettando che vengano sbloccati gli FPS, e aprendo la mappa si passa a 30, 20 in base veramente a dove si è. Quindi questa cosa non va assolutamente bene. È stato fissato il matchmaking e le ping information, quindi in teoria dovrebbe essere stato migliorato ancora il matchmaking. Sono stati sistemati alcune parti del controller, quindi se usate il controller o se siete da console, beh ragazzi, andate a controllare le impostazioni perché sono veramente state cambiate le impostazioni di default dei controller, della sensibilità dei controller. Sono stati fissati chiaramente i crash, alcune parti del voice, l'HUD, che ovviamente anche questo è stato implementato per quanto riguarda il leader name, quindi il Lost, tutte le altre fix varie ed eventuali, alcuni fix nel tutorial che vabbè si fa una volta e poi si ignora particolarmente, e altre cose come key building o altri ovviamente bug varie ed eventuali. L'unico cambiamento che c'è stato nella patch 1.3 è da parte dell'abilità di Marianne, quindi dell'assassina, che attualmente, se per caso andava in invisibilità e c'era un talk che tirava la sua di final, quindi la sua abilità, veniva mostrata anche lei. In questo caso, ovviamente, essendo un'abilità di invisibilità, veniva, diciamo, counterata da un'abilità molto più facile da utilizzare. In questo caso, invece, si rimarrà in invisibilità e non si verrà sgamati dall'abilità finale di Toke. Niente di particolare per quelli che usano Marianne, sicuramente sarà una novità non così tanto importante da rendere questo personaggio così sgravo, anche perché muore con un colpettino. Comunque, questa era la novità della patch 1.3. Immagino che all'uscita di questo video, che è giovedì, quindi 4 giorni dopo praticamente, l'abbiate già provata tutti. Io sicuramente sì, non sarà praticamente cambiato assolutamente nulla. Quindi sono cose che non ci toccano nel profondo. Perfetto, ora, uscita la patch 1.3, si parla di quello che è successo nel developer update video, quindi con i ragazzi dello studio che hanno il ragazzo dello studio che ha parlato, anzi l'uomo, con questo faccione molto molto simpatico sinceramente, che ha parlato di quello che avverrà nelle prossime settimane e mesi e quindi tutti gli update del caso varie ed eventuali.
iniziando dal fatto che loro stanno attualmente, essendo la prima settimana di lancio, controllando le percentuali di vittoria, le percentuali di assassinio, come stanno giocando i vari giocatori, come si stanno comportando, per poter bilanciare al meglio il gioco. Come ha detto lui attualmente, e ci fa vedere anche qua nel video, praticamente abbiamo una percentuale, come potete vedere, di circa il 50%, chi più chi meno, del win rate. Quindi in pratica tutti e quattro personaggi vengono utilizzati per vincere le partite, quindi sono utilizzati praticamente alla pari. E lui ha detto non è ancora perfetto, ma ci possiamo arrivare, ci stiamo arrivando pian pianino. E ha parlato ovviamente anche dello sblocco degli FPS, del fatto che stanno comunque controllando tutte le meccaniche di gioco per migliorare sempre di più quello che è il gioco attuale, quindi la stagione 0, e che sicuramente i bilanciamenti e tutto quello che verrà fatto in base alle statistiche che gli arriveranno tramite sia i feedback che il gioco stesso. Il che mi rende molto felice perché a confronto, per esempio, di un Ant, si vede che ci tengono, cioè palesemente ci tengono. Soltanto questo ci fa capire che si utilizzi John o Tok o Robin o Marianne è totalmente indifferente. In base allo stile di gioco si può utilizzare il personaggio che si vuole, tanto non si è così sbilanciati da portare alla vittoria il proprio team. Quindi, GG, bravissimi, andiamo avanti così. Per quanto riguarda invece gli update vari ed eventuali, hanno parlato moltissimo per quanto riguarda l'assassinio. E l'assassinio è una delle meccaniche che stanno rivalutando, o meglio, vogliono implementare, in quanto vogliono utilizzare il fattore assassinio come per l'estrazione. Quindi, se mentre noi siamo sull'estrazione, stiamo estraendo il nostro bellissimo forziere, ci colpisce qualcuno, noi ci blocchiamo e quindi di conseguenza vogliono utilizzare la stessa identica meccanica per quando noi vediamo uno dei nostri team che viene assassinato, noi potremo colpire l'assassino e bloccarlo in quel preciso momento. Invece adesso avviene solo ed esclusivamente che o lo uccidiamo istantaneamente con un salto di John, oppure è impossibile fermare l'assassino, quindi il nostro compagno verrà ucciso. Anche questo potrebbe essere un bel implemento perché in effetti praticamente tutti in questo momento cercano di andare in giro in due e portare un assassino perché è molto più veloce come combattimento in generale, quindi anche qua, come ha detto lui, la meccanica non è perfetta, stiamo ancora valutando tutte le opzioni di update, quindi dai, anche su questo ci siamo, possiamo andare avanti. Per quanto riguarda invece i vari aggiornamenti, vari ed eventuali, dovrebbe esserci la nuova mappa che si chiama Mountain. Adesso ve la faccio vedere, vediamo se la trovo. Eccola qua, Mountain. È una mappa unica, quindi dovrebbe arrivare a metà di giugno, quindi tra una quindicina di giorni. E la mappa Mountain in pratica è una mappa suddivisa in due tronconi con tre pontigli al centro, dove anche loro stessi hanno detto che probabilmente lì avverranno gli scontri più cruenti. È una mappa diversa e unica nel suo genere, molto diversa da quelle che abbiamo visto attualmente. Wow, nel senso che arriviamo ad avere 5 mappe, cosa che in un titolo del genere non si era mai visto. Prendiamo per esempio Ant che fuori da 3 anni ha due mappe ancora. GG anche qua, io la dico sempre, quindi ci stanno tenendo anche in questo caso. E ultimo update che non si sa quando avverrà, ma probabilmente avverrà tra pochissimo, è Eddie, quindi una rivoluzionaria, quindi il quinto Hunter, eccola qua, adesso ve la faccio vedere subito. Op. Eddie sarà una rivoluzionaria con una spada, quindi utilizzerà la spada. Non si sa ancora esattamente che mosse sarà. Lui ha detto che sbilancerà particolarmente i gameplay e li renderà totalmente nuovi. Ebbene, sinceramente, non vedo l'ora che ci sia. Quindi, l'update, in realtà, il dev ha detto parecchie cose. Vi invito ad andarlo a rivedere. Se non conoscete l'inglese, mettete i sottotitoli tradotti in italiano perché parla molto semplice e viene tradotto molto bene da Google Translate automaticamente. Quindi,
andate tranquilli, riuscirete a capire tutto. E che dire, bravi, 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 bravi i ragazzi di Hood. E niente, noi ci rivediamo con il prossimo video. E GG a tutti quanti. Ciao a tutti.